cari radioascoltatori di Radio Mole Napoli, passiamo col collegamento con Gino Finga, direttore artistico di Confine e ideatore della manifestazione Il Giovane Salvatore Rosa. Buongiorno Gino. Buongiorno a voi. Perfetto, allora Gino, introducici un pochettino questo argomento, di che si tratta, cosa hai ideato per questa manifestazione? Allora, questa mostra è una mostra che ricorda i 400 anni della nascita di Salvatore Rosa, che come sapete è uno dei più importanti artisti del Seicento napoletano, ed è l'unico evento in Italia che ricorda questo quattrocentenario. La mostra nasce da un piccolo quadro che c'è al Museo Correale di Sorrento, che è forse uno dei più precoci mai conosciuti di Salvatore Rosa. E attorno a questo quadro abbiamo costruito tutto un percorso attorno al periodo giovanile dell'artista. Perfetto. Beh, leggevo qui dal comunicato stampa che per la prima volta in Italia avete anche attivato una campagna di fondi innovativa, sì, ovvero il crowdfunding. Di che si tratta questa cosa? Il crowdfunding è uno strumento, sì, come dici tu, innovativo e molto interessante, perché ti permette praticamente di liberarti da questo problema cronico della mancanza di fondi che impedisce la realizzazione di eventi culturali e artistici di rilievo. Quindi abbiamo pensato, come facciamo a fare delle cose senza soldi? Ok, coinvolgiamo tutti gli appassionati d'arte e vediamo se anche la gente dal basso è disposta a dare una mano per far sì che la cultura possa andare avanti. E in verità devo dire che c'è stato un riscontro notevole, anche molto al di là delle nostre aspettative. Questo a dimostrazione che comunque non è vero che la cultura non interessa a nessuno, no, la cultura interessa a tutti, perché tutti sono disposti anche a, in qualche modo, a finanziarla quando è necessario. Certo. E poi leggevo anche qui, Gino, che c'è stata praticamente la creazione di alcuni hashtag, ovvero Io sto con Rosa, e poi la sponsorizzazione sulle pagine Facebook, ovvero della Mostra d'Arte a Sorrento. Quindi avete anche, diciamo, per coinvolgere un pubblico un pochettino più giovane, siete andati a mirare su ciò che sono poi i mezzi che utilizzano, come dicevamo appunto, le persone un pochettino più giovani d'età. Assolutamente, questo diciamo è un modus, un modo di operare che noi portiamo avanti già da diversi anni. L'apporto dei social network, della rete in generale, per noi è fondamentale, come dici tu, anche per arrivare a un pubblico più giovane, ma in realtà non solo, perché ormai su Facebook, sulla rete ci sono tutti in realtà, o comunque quasi tutti. E sì, abbiamo creato l'hashtag, come facciamo per tutte le nostre mostre, che Io sto con Rosa, che ha raccontato tutta la campagna di crowdfunding e poi racconterà tutta la mostra. Poi c'è la pagina Mostre d'Arte a Sorrento, che è seguita da tutte le persone che da anni seguono le mostre che facciamo qua in zona, e la bacheca Pinterest, dove si trovano tutte le foto dei nostri sostenitori. Insomma, la rete è assolutamente stato un punto di partenza per tutta la comunicazione e un punto di forza per tenere insieme e raccontare tutto quello che sta succedendo. Gino, ciao, sono Pio. Volevo chiederti in chiusura di ricordarci innanzitutto le date di questa splendida mostra e naturalmente poi tutti i contatti, anche dove si trova il Museo Correale. Allora, il Museo Correale si trova a Sorrento in via Correale, praticamente in pieno centro, subito dietro piazza Angelina Lauro, che tutti quelli dei dintorni conoscono molto bene, quindi raggiungibile a 5 minuti dalla fermata della Circumvesuviana. E la mostra sarà da 7, che inauguriamo, cioè sabato, domani, alle 18 fino al 31 gennaio, e si trovano le informazioni in rete, basta cercare Io sto con Rosa, esce di tutto, ovviamente sulla pagina Facebook Mostre d'Arte a Sorrento, poi c'è il sito dedicato alla mostra che è www.con-fine.com/salvatorrosa, su Twitter c'è l'hashtag Io sto con Rosa, insomma poi in rete basta cercare il giovane Salvatore Rosa ed esce di tutto, rassegna stampa, cose, quindi è facilmente raggiungibile. Le informazioni sono facilmente raggiungibili. Sì. Aggiungiamo anche che comunque chi venisse a visitare la mostra di Salvatore Rosa poi potrà visitare tutte le bellezze del Museo Correale.
Assolutamente, il Museo Correale è una collezione bellissima, forse anche poco conosciuta, e in realtà questa mostra vuole essere anche un momento di rilancio del museo e della sua collezione. Quindi il museo ha altri 3 piani espositivi oltre a quello della mostra, e quindi è interessantissimo vedere anche tutto il resto delle opere d'arte che ci sono. Ok Gino, allora noi ti ringraziamo per essere stato con noi, naturalmente ti verremo a trovare lì alla mostra, anche perché dopo la mostra, dopo aver visitato la mostra, magari qualcuno si può fare pure un bel giro per Sorrento. Assolutamente, 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 ci sono anche tante altre cose interessanti e tante altre iniziative interessanti da vedere contemporaneamente. Perfetto, grazie mille a Gino Fienga. Grazie, grazie Gino. A voi. Grazie, ciao.